Vorrei intervenire per presentare due ordini del giorno. Il primo è il 26.025, in cui parliamo di possibilità per le persone disabili di partecipare attivamente alla vita artistica, alla danza, al teatro, alla musica. Cosa che già avviene con alcune associazioni, ma che deve essere incentivata, proprio perché diventare un artista già è difficile, appunto da un punto di vista di stanziamenti, di fondi, per chi non ha nessuna disabilità, immaginiamoci per chi le disabilità ce le ha. Quindi noi chiediamo con questo ordine del giorno che si promuova lo sviluppo di attività professionali e artistiche anche per le persone disabili, proprio per dar loro una possibilità, anche perché l'arte diventa anche molte volte una terapia, un luogo, non luogo, dove però le persone possono davvero esprimere tutta quella ricchezza interiore che magari non è dato loro esprimere nella vita quotidiana, proprio perché tante volte le persone disabili lamentano proprio il fatto di essere trasparenti. Ci teniamo molto, il tema della disabilità è un tema che abbiamo portato davvero con molta forza in questo riordino della cultura, perché desideriamo che anche persone che non hanno la possibilità di partecipare per tanti problemi invece diventino proprio attori dentro la cultura. L'altro ordine del giorno, il 26.024, invece riguarda quella che è la valorizzazione di patrimoni che abbiamo tutti sotto gli occhi, quelli di archeologia industriale. Ormai in tutte le città ci sono delle vaste aree di archeologia industriale che sono abbandonate, non sono valorizzate per varie ragioni, non vengono più utilizzate e rimangono così, un vero spreco, sia per la localizzazione che hanno, che molte volte è di facile raggiungimento, sia per la vastità delle aree e per la bellezza, perché molti di questi insediamenti industriali sono insediamenti dell'inizio del secolo che quindi andrebbero valorizzati, ma non solo. Chiediamo proprio che vengano individuati e catalogati questi patrimoni di archeologia industriale, che vengano salvaguardati e, come appunto si dice nella legge 12, che magari si facciano degli accordi sia con i privati che con gli enti locali, con associazioni di volontariato, proprio per ridare vita e per permettere magari alle stesse associazioni di volontariato, ma anche ad associazioni giovanili, sono belli spazi, sono spazi ampi, davvero sprecati attualmente, di poter essere invece utilizzati anche per scopi sociali, anche per fare cultura sportiva, sono spazi ampi, quindi importantissimo sapere che cosa abbiamo a disposizione, qual è il nostro patrimonio e poi darsi da fare appunto per ridargli vita e per non buttare via questa che è davvero una possibilità enorme. Grazie.